Buongiorno a tutti, friends, dal vostro Super Curry. Eccoci qua, ragazzi. Pagelle di metà stagione. Parliamo della Red Bull. Poi ci lasciamo il gran finale, che è la Ferrari per ultimo. Chiaramente Ferrari farò sia la pagella team, sia la pagella specifica per entrambi i piloti. Dato che, raga, siamo ferraristi, giustamente Ferrari merita sempre una menzione particolare. Quindi facciamo la pagella, parliamo della Red Bull, diamo un voto sia alla Red Bull che ai piloti e cerchiamo di capire qual è la situazione, perché è una situazione molto particolare quella che stiamo vivendo in Red Bull e tante persone, secondo me, non si rendono conto bene di quello che si sta manovrando dietro. Come al solito, prima di partire a bomba con il video, però vi invito a iscrivervi a questo, a tutti i miei canali, se volete, lasciate un like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Super Chorus and Friends. Pur un euro donato al link di PayPal con scritto beneficenza andrà in beneficenza a fine mese. C'è il sostegno al mio canale, potete abbonarvi, fare una piccola donazione scrivendo donazione canale se volete sostenere il mio lavoro e aiutarmi a crescere sempre di più. Ragazzi, c'è Instant Gaming, trovate il link in descrizione. Sconti fino al 90% su giochi, gift card e abbonamenti. Quindi trovate di tutto e di più, cliccate sul link, cercate quello che vi serve e troverete sconti pazzeschi. Partiamo subito dicendo che la Red Bull, ad oggi, ragazzi, comunque la Red Bull, per quanto sia una stagione non dominante come quella dell'anno scorso, sta facendo un gran mondiale. Prima nettamente nel mondiale piloti, prima ancora con un buon distacco nel mondiale costruttori, non si può certamente dire che la Red Bull non sia un team che sta facendo bene. Chiaramente sono mancati tantissimi punti di Perez, ma ora ne parliamo, perché non è sicuramente solo colpa di Checo Perez quello che sta accadendo. Io, ragazzi, già dall'anno scorso vi avevo detto sicuramente non sarà un mondiale dominato come quello del 2023. Già ve l'avevo preventivato. Perché? Perché, ragazzi, a dimostrazione che la Formula 1 è tutta organizzata, come faccio a azzeccare i risultati da un anno prima? Perché vi ho detto, sarà una stagione come il 2019. Nel 2019 che succedeva? Vincevano altri team oltre alla Mercedes, che comunque dominava. E tu avevi quella vaga sensazione che quei team potessero lottare per il mondiale. Vinceva la Red Bull, vinceva la Ferrari, però di base poi il mondiale l'ha stravinto la Mercedes. Entrambi i mondiali. Ora sta accadendo la stessa cosa, ragazzi, fateci caso. Cosa sta accadendo, mi direte voi? Sta accadendo che la Red Bull quest'anno sta perdendo delle gare. Se andiamo a valutare tutte le gare che la Red Bull ha perso, le poteva vincere. Perché forse soltanto in Ungheria davvero la McLaren era superiore. Se no, ragazzi, ogni sconfitta Red Bull è stata una sconfitta che per la Red Bull si poteva tramutare anche in una vittoria. Abbiamo visto pure Spa-Francorchamps. Se Verstappen non fosse stato penalizzato, ragazzi, aveva fatto una pole mostruosa. Cioè, Spa avrebbe tranquillamente vinto la Red Bull. Quindi, chi vi dice che la Red Bull oggi è in crisi, non è la macchina migliore del mondo, non so cosa, quale Formula 1 guardi, perché non esiste. La Red Bull oggi è la macchina migliore del mondo. Certamente non domina più come l'anno scorso, ma è un qualcosa che già era stato preventivato. Se quest'anno ci fosse stato un mondiale come quello del 2023, la Formula 1 sarebbe morta definitivamente. Non a caso nel 2023 la Formula 1 ha fatto il record in male di ascolti, ha peggiorato gli ascolti in maniera mostruosa, ha avuto i dati di ascolto più bassi dal 1986, quando è nata l'Auditel, quindi... Chi va a vedere il numero di ascoltatori? Non c'è mai stato un numero di ascolti così basso, è crollata da tutti i punti di vista la Formula 1. Non ci si poteva permettere in un altro anno come quello del 2023, ecco perché la Red Bull ha iniziato a zoppicare. Detto questo, ragazzi, se ci facciamo caso, tutte le gare che la Red Bull ha perso le poteva vincere. Ripeto, Australia poteva vincere, Miami poteva vincere, a Monte Carlo poteva vincere. Se andiamo a valutare, ha perso le gare perché pure la Red Bull ha iniziato a fare comunque degli errori, delle cose non proprio top. E quindi di base, ragazzi, questo è il discorso. È chiaro che andato via Adrian Newey, non è facile continuare a sviluppare con quella con quel metodo estremo. Quindi sicuramente la Red Bull perderà prestazioni anche l'anno prossimo. E nel 2026 è da vedere se sarà protagonista nel mondiale. Perché tolto Newey, abbiamo visto anche quest'anno la Red Bull andare un po' allo sbando dal punto di vista degli sviluppi. Non a caso il team è dovuto andare a ricorrere a soluzioni del 2022 per far sì che la macchina recuperasse un po' di prestazioni. Situazioni che aveva creato Adrian Newey nel 2022. Quindi anche da questo punto di vista sicuramente Red Bull ha perso tanto con Newey. Questo mondiale lo vince, probabilmente vincerà anche il prossimo, però dopo voglio proprio vedere. È chiaro, ragazzi, che il team
ha dimostrato che messo sotto pressione sbaglia anche il team Red Bull, per quanto poi sbaglia di meno da team come McLaren e Ferrari che fanno disastri continuativamente. E anche Verstappen, il più grande campione della storia, quando lo mette sotto pressione ha fatto tantissimi errori, anzi ha dimostrato di avere ancora le tendenze di quando faceva i casini prima. Quindi, ragazzi, esaltare qualcosa quando non si conosce il passato e chi ha corso nel passato è facile. Ma uno, quando sa la storia della Formula 1, ci va molto cauto con i commenti, i giudizi e le esaltazioni dei piloti. Verstappen è un campione sicuramente, un gran campione sicuramente, ma io non lo metto assolutamente né ai livelli di Schumacher, né di Senna, né di altri campioni, ma anche di Prost. Quindi, il team Red Bull gli diamo un voto 7 perché in una stagione dove tutti dicono che è in crisi, sta nettamente in testa a tutte e due mondiali, minchia, figuriamoci se andava forte, perciò non è così. Sta facendo un gran mondiale, sta ottenendo grandi risultati. Figuriamoci se Perez avesse fatto il minimo di più di quello che ha fatto, Red Bull sarebbe già stracampione del mondo anche nel costruttori, come nel mondiale piloti. Quindi il fatto che nessuno crede di battere la Red Bull, ragazzi, abbiamo visto pure con Norris. Cioè la McLaren non ha minimamente valorizzato Norris che teoricamente lotta per il mondiale in Ungheria facendo vincere Piastri. Tutti quanti sanno che vincerà Verstappen il mondiale piloti. Nel costruttori c'è un po' più di battaglia, ma di base alla fine per me vinceranno loro, vince la Red Bull. Quindi il team si prende un 7 perché molte meno vittorie, più casini, più errori da parte del team e dei piloti. Abbiamo visto errori di strategia banali e uno sviluppo non eccezionale, quindi il team sta prestando un po' il fianco, nonostante, ripeto, è in testa al mondiale, sembra un po' la Ferrari del 2003 di Schumacher. Partì benissimo, fece una prima parte di stagione clamorosa, in estate calò vistosamente, poi alla fine della stagione si riprese e andò a vincere quel mondiale. La Red Bull sembra che sta facendo più o meno questo percorso. Per quanto riguarda i piloti, per quanto riguarda i piloti, andiamo a vedere. C'è Verstappen in testa al mondiale, ragazzi, 80 punti di vantaggio su Norris. Aiutatemi a dire 1, 2, 3, 4, 5. Aspettate che sto contando la vittoria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vittorie. Raga, pensate un po' voi se questi stanno in crisi. 7 vittorie e un vantaggio in classifica di 80 punti. Cioè praticamente quasi 4 gare di vantaggio su Norris. Dovrebbe ritirarsi 4 volte e Norris dovrebbe vincere quelle gare. Due cose impossibili che si verifichino. Quindi dire che Verstappen è in difficoltà e non vincerà il mondiale è una pazzia. Verstappen lo stravince questo mondiale anche con tranquillità. Certamente con la macchina che non domina tutte le gare, tutte le domeniche, una macchina che non va 2-3 secondi più forte degli altri come l'anno scorso, Verstappen ha ricominciato a dimostrare gli errori, i casini, abbiamo visto in Austria, le scorrettezze, le cattiverie. Poi si parla di Schumacher, Verstappen ha fatto molto peggio di Schumacher di scorrettezze. Le scorrettezze, le cattiverie, i sorpassi non accettati, le partenze fatte male, i tagli curva, i sorpassi folli stile Hamilton in Ungheria, cioè ha fatto i casini veramente clamorosi, dimostrando che il fenomeno con una macchina così forte lo può fare anche Albon. Quando poi lo rimetti nella bagarre, ragazzi, là poi bisogna fare i conti. Detto ciò, comunque sta facendo un gran mondiale, ha vinto tante gare, Spa l'avrebbe vinta se non fosse partito dietro, cioè ragazzi, comunque sta su un altro pianeta. Però se lo metti sotto pressione, fa gli errori che fanno gli altri. Quindi io penso che Verstappen con una macchina normale avrebbe molti rivali per il titolo mondiale, perché io vedo almeno tre piloti che potrebbero lottare, pure quattro, a pari merito con lui. Nonostante tutto, una grande stagione che gli darà il quarto titolo, l'ennesimo di un dominio che anche quest'anno non accenna a finire. Quindi il voto alla stagione di Verstappen gli do un 8 perché il suo l'ha fatto, ha fatto grandi gare, ha ottenuto grandi prestazioni, però c'è anche da dire che ha iniziato a fare parecchi errori, ha iniziato a dimostrare che non è sempre così fantastico come alcuni ce lo vogliono far passare. Perché se non gli dà la macchina dominante, quando diceva Helmut Marko l'anno scorso vincerebbe pure con la Haas, no, Verstappen già con la Ferrari farebbe quello che fanno i piloti Ferrari, sfrutterebbe qualche occasione in più, ma starebbe là, non diciamo le minchiate. Per quanto riguarda Perez, ragazzi, la situazione è molto diversa. Io non mi stancherò mai di dire, Perez non è un pilota valorizzato dal team. Sono 4 anni che vediamo Perez partire, fare una buona prima parte di stagione, alle volte un po' di più, alle volte un po' di meno, che significa? Alle volte ha vinto proprio le gare,
alle volte ha fatto solo tanti podi, crollare letteralmente a metà stagione e riprendersi a fine stagione quando Red Bull c'ha bisogno dei 6 punti. Sempre così è accaduto, ragazzi. Sempre così, quindi quest'anno certamente fa specie perché ha avuto una crisi abbastanza forte in un certo punto della stagione, facendo diversi zeri. Però, ragazzi, di base, Perez non viene mai messo nelle giuste condizioni. L'ha detto pure qua che sicuramente non gli hanno disegnato la macchina addosso, sicuramente loro non riescono a capire cosa pretende Perez e giustamente i risultati così non arrivano. Ma vedrete che Perez fra un po' ritornerà a vita, anzi già a Spa poteva fare il podio. Se Red Bull non gli rovinava la gara, palesemente Perez poteva pure lottare per il podio. Quindi Perez vedrete che tornerà a vita e farà vincere anche il mondiale costruttori alla Red Bull. Certo, io non penso possa arrivare secondo o terzo nel mondiale piloti, anche se non è impossibile terzo, perché è lontano. Però il mondiale costruttori, secondo me, la Red Bull lo fa vincere. Basta che si rimette a fare tutte top 5 e qualche podio sporadico e Perez vedrete che la top, cioè il mondiale costruttori lo fa vincere a Red Bull. Voto a Perez un 4 perché la stagione è abbastanza disastrosa. A parte, diciamo, i podi iniziali, nelle prime gare, la stagione è stata disastrosa. Però lo condivido con la Red Bull questo voto perché non è colpa del pilota messicano, che francamente a me non è mai piaciuto, però non posso non riconoscere che è un pilota buono, è un pilota che dopo i campioni ci sta lui, con i Ricciardo, gli Ocon, sta gente qua, quindi non posso pensare che adesso è diventato così scarso. È il team che non lo mette nelle giuste condizioni, quindi queste sono le mie pagelle, ragazzi. Mi fa piacere leggere le vostre, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, aglio. Whoa, whoa, whoa.